faccia che fai quando scopri che la tua ragazza ti tradisce con un cavallo. La faccia che fai quando in realtà scopri che al cavallo piaci tu. La faccia che fai quando scopri che il prossimo supertuber è uno spicy boy. La faccia che fai perché sai che supertuber si sta per concludere. Ebbene sì, bambini, SuperTuber si sta per concludere, a breve, non so fra quanto sinceramente, ma oggi prenderò questa occasione per raccontarvi come io mi preparo per un SuperTuber e gli esercizi che faccio prima di iniziare un SuperTuber per scaldare la mia mano, la mia mente. Faccio tutto ciò che è possibile al fine di diventare il miglior disegnatore e di tuberi del mondo. Quindi dopo una sessione di riscaldamento molto intensa e una merenda energica voglio dire, è come una galletta di zucchero magica, mi avvio verso il mio studio con estrema carica, molta energia, esprimo energia e forza da tutti i pori e vado su con estremo vigore e una volta sopra nel mio studio devo entrare in una sorta di trance meditativa per trovare la massima ispirazione. Questo finché non decido che è ora di iniziare. Una volta seduto nella mia postazione, inizio a vedere le vostre votazioni. Questa volta c'è stato uno strano pareggio tra Federic e Metano e quindi ho dovuto fare un'ulteriore votazione per lo spareggio. Metano ne è uscito vincitore e in particolare da super cattivo, un'alta percentuale di super cattivo, così come un'altissima percentuale per il superpotere dell'uomo Ligma, che è un meme forte che è andato nel web durante il 2018. Richiamo una battuta in inglese e se ve la devo spiegare, dite semplicemente a uno che ha il Ligma, lui vi dirà cosa e voi direte Ligma Bolts, yeah! Divertente direi, esilarante. È a questo punto che decido quindi di iniziare a disegnare e fare le mie tecniche supreme per trovare l'energia a dare il massimo. Ed è così che per questo SuperTuber ho deciso di seguire un design molto zozzo, molto viscido, che richiami fortemente una sorta di veleno, il veleno del meme, del Ligma in questo caso, che poi nel colore stesso si tradurrà con un'abbondanza di verde direi. Ed essendo Ligma una battuta legata ai testicoli, ho pensato di creare tanti bei buboni che richiamassero delle palline, oltre che a un corpo intero che richiamasse molto qualcosa di viscido, ma finiamo di vederlo insieme. Preso da una stanchezza incommensurabile, ho deciso così di dedicare del tempo ai miei altri
canali. Se non lo sapete, io ho altri 3 canali su YouTube. Su Metal Contropeo faccio contenuti per bambini, rigorosamente con musica heavy metal. Ciao bellissimi, questo è Electric Amu e oggi giocheremo con lo slime! Su In Cucina con Electric Pepina faccio tutorial molto intelligenti su ricette. Ciao bellissimi, questa è Electric Pepina. Oggi faremo un video di cucina. Faremo una galletta di riso. Eccola! Deliziosa! Su Electric Popò faccio tutorial sulla popò. Ciao bellissimi, benvenuti in questo magico tutorial. L'avete richiesto in moltissimi, ovvero come fare una popò solida a sufficienza per pulirsi poco il bucio. Noi tutti sappiamo che ci sono più tipi di popò: quella che è una pisciata dal bucio, quella fin troppo dura che entra e esce in continuazione, e quella perfetta. Oggi impareremo a fare quella perfetta. Una volta finito di dedicare del tempo anche a questi canali che non bisogna trascurare, con i dolori dati dalle ripercussioni del tutorial sulla popò, sono tornato di sopra dolorante. Era ora di tornare al lavoro e soprattutto di passare all'inchiostrazione. Ho quindi deciso di tuffarmi nel lavoro. Che abbia ora inizio l'inchiostrazione, signori. Questa volta, anziché un tratto nero pieno, ho deciso di seguire uno con opacità variabile in base alla pressione, come ho fatto l'ultima fanart di Quina di Final Fantasy 9. Se non l'avete vista, potete andarla a vedere su Instagram, ma sappiate che comunque sia venerdì vi toccherà il video a riguardo, perché ormai l'ho registrato, Ma oltre a questo non ho molto altro da aggiungere, se non che grazie a questo tipo di inchiostrazione di line art sono riuscito a creare delle ombre nette e meno nette già durante questo processo, salvandomi un sacco di tempo poi in fase di colorazione. Ma adesso vi lascio al resto. Non so se avete notato, ma ho svolto l'inchiostrazione in piedi pur di stare lontano dal ligma e non essere contagiato. Beh, ero davvero stanco e quindi ho deciso di giocare un pochino a Sekiro. Oddio, questo gioco quanto mi sta piacendo. Spero che anche voi ci stiate giocando, vi stia piacendo altrettanto. È super impegnativo, è molto tecnico, molto molto diverso dai Souls e da Bloodborne. Mi devo sempre concentrare forte 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 quando ci gioco. Mamma mia, mi stanca tantissimo, tipo basta un'ora di gioco e sono sfinito. E poi mi ricordo, non devo finire il SuperTuber, forse è meglio andare. E a parte questa bellissima inquadratura dall'alto che ho fatto incastrando la telecamera nelle travi, ma questa è un'altra cosa. Meglio rimettersi al lavoro. La colorazione va fatta esclusivamente rigorosamente con la spada. Sì, è proprio così. Perché? Perché lo dico io, no?
penso che ci siamo divertiti a sufficienza durante questo video. Spero che questo SuperTuber sia stato di vostro gradimento, questo Spicy Boy, questo Metano Ligma. Se così è stato, lasciate un bel like, se non per il disegno, per l'impegno dietro le scenette, perché sto ancora sudando. Penso di meritare l'accensione della campanellina. Carina la campanellina, vero? Accendila, dai. È qui sotto. Cioè, accendila. 'A vedere questo magnifico video di SupaTuba? Già, anche io moltissimo. Spero non ti sia perso nemmeno i frenetici gameplay di Zio Peo, in particolare quello di Sekiro. Era tanto che Zio Peo non faceva un let's play. Spero che non ti sia nemmeno perso il video in cui Zio Peo disegna i vostri commenti. Clicca in uno di questi due video se necessiti di un'altra dose di esilaranza. Si dice esilaranza? Boh.